Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Carissimo, un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Ranch Simulator. Andiamo avanti. Oggi continueremo a andare avanti. Oggi tenteremo far sì che possiamo sperimentare la parte gourmet di questo gioco. Ma prima di tutto iniziamo a mungere le nostre mucche, ovviamente. Allora, vuoto, mezzo pieno, questa è. Oh. Oh. Eccoci qua. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti a tutti. Grazie ancora per l'hosting e per il raid. Oggi tenteremo di fare una sciccheria per quel che riguarda Ranch Simulator. Tenteremo di fare qualcosa di mai visto e fatto prima d'ora. Ma ho perso tutte le targhette qua, non ho capito. Ah, ok. C'è stata morta. Non cappa. Grazie. Ah, la prima cosa che però devo fare. È di assicurarmi che abbiano cibo. L'ha fatta davanti a me. E mo come faccio a ricordarmi? Niente, devo andare a prendere per forza le etichette. E devo. E le etichette. Perché si è perse. Merci ma chérie. Mon chéri. Anzi, ma chérie. Accendiamo tutte le luci qua. Bella vita all'ozzo. Allora, andiamo a... Ah, ecco, vedi? Allora quelle sono due mucche recentemente nate, ecco,
mattina e andiamo a mangiare un po' di lattuccio. Eccoci qua. Anche questo è pieno, ottimo. Eccoci qua, ragione. Giustamente si lamenta. Cara. Fatta ricordiamo, questo dovrebbe essere Totò. No. Allora, questo l'ho già monto, sì. Adesso devo trovare a Titina. Eccola qua. Donna, ah, donna Sofì, eh. Sofì, Sofì. Vieni, vieni. Andiamo, andiamo. Andiamo a fare lattuccio. Grazie, cara. È gravida. Mi dà. Adesso, quindi, è Sofì. Ora dobbiamo trovare Titina e Tina. Questo è Totò. Sì. Principe. Con permessi. Ma non mi trovo però. Andiamo un po'. Devo mettere un po' di etichette qua. Merci, chérie. Allora, 42 litri abbiamo giusto giusto. 3 latte di latte. Il gioco già sono le. Sono quasi le 6. Allora, direi di accendere pure qua fuori. Ah, prima che mi scordo però. Devo andare a riempire le mangiatoie dei maialozzi, altrimenti rischio di perderli di nuovo e non mi va. Eccoli qua. Assicuriamoci di aver fatto tutto quello che si deve fare, anche se dovrebbero avere cibo ed acqua in abbondanza. Per il momento che ne sono due, poi. Ok, perfetto. Ok, adesso stiamo a posto. È gravida. Sì. Allora, tu prima vieni in casa, ovviamente. Delle uova. Dovremo, vediamo un po' dove ho messo le uova. Ah sì, le ho portate sopra, ok. Allora, oggi proviamo a fare un esperimento. Proveremo a fare il formaggio gourmet. Proveremo se riusciamo a farlo, ovviamente. Altrimenti, come non detto, e faremo la nostra produzione. Ui, carissimo, da quanto tempo non ti sento? Bentornato, carissimo, i Piani Gaming. Buon pomeriggio.
Come stai, carissimo, innanzitutto? Ben ritornato. Welcome back, come dicono quelli che parlano inglese. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Eccoci qua, scusami, mi ho messo un attimo lo spot e spero che le cose, almeno il mal di schiena, possa essere più lieve del solito, più leggere, ecco. E allora, cari ragazzuoli, oggi, caro I Piani, tu che sei nel settore nel settore agricolo, beh, oggi stiamo tentando di fare un esperimento qui su farmi, scusi, sul ranch. Sto preparando i formaggi gourmet. E quindi mo vediamo un pochettino come va. Ah, speriamo che questa cosa possa risolversi in maniera quantomeno invasiva e dolorosa possibile. Ah, figurati, io l'ho messa pure in come reel. Che almeno così lo possono ascoltare anche per intero lo spot, che altrimenti nella story l'avrebbe spezzata, avrebbe fatto mi pare 30-10 secondi. Invece così è più o meno intera. Allora, arrivato a questo punto, io direi di andare a dormire perché non si vede nulla. Ecco qua. Oh, facciamo un po' di esercizio. Sciogliamo i muscoli. E al lavoro. Ok, questo è svuoto. Ah, ma mi sa che me ne sono scordato uno là. E infatti ce ne stanno altri. Cacchio, ci sta piovendo all'interno delle latte. Ma tu guarda. Ahia, speriamo che non sia andata male il latte. Mi sono proprio scordato di andare a prendere altre due. I piani, diciamo che si possono combinare tante cose. Combinare nel senso che si possono fare tantissime cose in questo gioco, specialmente per quel che riguarda. Mi sono scordato di mettere l'uovo qua. Questo devo mettere da parte. Quindi oggi sto sperimentando con gran piacere che anche nella fabbricazione e creazione del formaggio sia possibile aggiungere alcuni ingredienti, anzi quasi quasi lo vendo così,
ci sia l'opportunità di poter combinare, ecco, diversi ingredienti. E quindi oggi mi sto dando un po' alla parte gourmet, perché praticamente più ingredienti aggiungi e quindi più ti pagano i ristoratori, il ristorante che quando ti chiede di portare, che ne so, un formaggio a muffa blé o piuttosto che formaggio a muffa bianca, allora praticamente ti dà un extra. E su 10 euro, perdono, 10, 10 euro, 10 dollari per ogni ingrediente aggiunto. Quindi oggi quello che faremo sarà sia produrre formaggi gourmet, ma anche ovviamente altri prodotti gourmet, quindi salsicce, e faremo questo esperimento, anche perché tutto sommato abbiamo l'opportunità di farlo, quindi lo faremo ben volentieri. Opla, ne devo produrre altri 2, 1, vabbè, questi qua intanto ne facciamo giusto giusto un altro per fare il conto pari. Ecco qua. E poi andiamo a preparare un po' di salsicce gourmet buone dalle caribaffe, e qua piove sempre. Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai i nervi! Wella Fernbus, buon pomeriggio, grazie per i caffettini. E grazie per essere venuto a Lives. Oggi facciamo le cose un po' più golose, ragazzi. Quelle cose che secondo me, quando le vado a vendere al ristorante, mi daranno un bel po' di soldini extra. Speriamo. Speriamo. Allora, qua accendiamo tutto. Allora, oggi facciamo le salsicce. Dovremmo avere materiale a sufficienza. Manzo. Ok. Qua ci abbiamo maialo, 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 ok. Allora, mo vado a recuperare un attimo l'altro materiale. Buono, Fern. È un buon risultato. Certo, non sarà di quelli, diciamo, che hai fatto in altre occasioni, però comunque, sempre meglio di zero. Qua già ci stanno le uova, ok. Allora questo appoggiamo qua. Sono contento che i risultati anche per te stanno arrivando. Vuol dire che stai facendo bene. Allora, ragazzi, facciamo qualcosa di sperimentale. Aggiungiamo l'ingrediente X, vediamo se l'accetta. Oh, ragazzi, l'ho accettato, ottimo. Fernbus 08 ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Grazie Fernbus, grazie per i bitterozzi, grazie per i caffettini. Allora, abbiamo messo questo. Oh, si può fare così? Sì, ragazzuoli, si può fare. Non l'ha fatto, lo sapevo. Ahia. Ah, quindi il latte dopo, ok. Ma questo lo mettiamo sul fornellino qua. Mi ha fregato la sequenza. Ahiaiai. Sì, Fenbus mi ha fatto divertire tantissimo ieri sera.
so much, come dicono gli inglesi. Ecco qua. Mi piace, voi anche voi in azienda fate queste creazioni gourmet qua. Qua niente di meno con l'uovo, il latte. Qui rispetto alla, diciamo così, al prezzo base ci pagheranno 20 dollari o 20 euro in più, perché abbiamo aggiunto altri due ingredienti, latte e uova. No, che ha fatto la polpetta. Mia madre si inventa. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Venus, grazie per lo shout out e grazie anche per aver fatto suonare lo spot. 804, la faccia la miseria, Venus, ottimo risultato, sai, veramente un risultato grandioso, ottimo, ottimo, super ottimo. E dimmi un po' stasera cosa porti, Fern, e anche tu I Piani, se vuoi dire anche tu cosa porti in live, magari qualche volta vengo a farti compagnia pure io, sì, e quando magari riprenderai, spero più presto. Ah, Seas of Thief. Ah, questo pure un bel gioco, bello complicatuccio. Bello tostarello, però molto divertente. Ah, la fibra, sì. Diciamo che con la fibra FTTH o la FTTC è ottima per quel che riguarda i valori per lo streaming, perché la DSL, quella classica, non rendeva, diciamo, quanto la VDSL, che sarebbe la fibra misto a rame, o FTTC, fibra fino alla cabina. Se 4 su 10. Uovo, latte crudo, uovo, latte crudo, perché me l'ha messa separatamente? Ma. Qui da me nemmeno di mare. Ah, devi vedere in upload quanto ti fa, perché se ti supera pure i 10 in upload, stai, in teoria dovresti essere a metà dell'ora, diciamo così. Nel senso che comunque riesce a fare anche. Annaccia da volta, corpetta. Vabbè, mettiamo qua. Nel senso che comunque riesci a fare uno streaming più o meno fluido, però se effettivamente
Se facessi io 25 megabit in upload non sarebbe male, però se sono in download allora il discorso è diverso. Però se è così, e ovviamente se si può migliorare la connessione, ben venga. Ah, forse perché è una zona non è che è coperta proprio in maniera particolarmente forte dalla fibra. Cioè, o in generale, magari stai pure lontano dalla cabina principale. Vabbè, diciamo che l'infrastruttura al momento non è proprio bilanciatissima, se si può dire così, in tutto il nostro paese, ecco. Diciamo che forse ci sono ancora alcuni punti della nazione che non sono proprio arrivati a coprire il 100% del fabbisogno, il 100% della connessione digitale decente, ormai per quel che ci riguarda l'upload. Missione nuova compagnia, ora provate. Speriamo bene. Quella, la fibra ottica qua in Italia è quasi una scommessa. Io ho anche un parente che abita in un'area, diciamo così, molto lontana dalla cabina della Telecom, e ovviamente anche lui ha problemi, diciamo così, di velocità. E parliamo di una classica DSL, quindi ovviamente nulla a che vedere con la fibra, però diciamo che il problema lo conosco indirettamente. No, ho fatto un'altra polpetta, ma poi e purputella. Ok, i piani, vai tranquillo, vai. Buona passeggiata. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ewa.
Voilà. Stiamo facendo un esperimento oggi. Mettiamo qua. Ok, questo è pieno, perfetto. Perfetto. Ci prepariamo un po' di materiale gourmet. E vediamo un po', ultima volta che ho fatto ho portato dei prodotti gourmet al ristorante, praticamente mi hanno pagato 10 euro in più per ogni ingrediente. Ciò significherebbe che quando il fattore di moltiplicazione aumenterà, potremo guadagnare un extra. Allora, uovo. Ah, quindi quando sono porzioni così, quindi quando non facciamo il formaggio utilizza soltanto 2 litri di latte, quando invece produciamo il formaggio ce ne vogliono 6 mi pare, ogni forma di formaggio, le fromage gourmet. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, et poi dopo andiamo nella live di Fernabus. Oh yes, oh yes, oh Fernabus. Pam pam pam, Fernabus. Quando guidi l'autobus. Fernabus, quando guidi l'autobus, ti ci fa ti confisciata le risate come sai fatto che tu sei Fernabus. Esatto, allora qua ne abbiamo messi 5, 3, 8. 8, questo è tutto manzo, sì. Aspetta però. Adesso mettiamo un attimo qua, tanto qua ci possiamo fare altre 3 porzioni. Poi dobbiamo andare a mungere le mucche. Anzi, in realtà devo mettere anche altre cause tempaccio. Altre 2, altre 2 porzioni. Ecco qua. Ok, e con questo, ebbene sì, abbiamo finito. Produrre le nostre specialità gourmet.
Mi accendete la luce qua. Ecco. E due. Tre. Quindi sappiamo che andare bene. Allora ho lasciato una forma di formaggio qua. Ok, la mettiamo qua dentro. 47%. Ah, questo è formaggio classico. Perché mi è venuto il formaggio classico così? Ci ho messo le bustine. Boh, vediamo. Allora andiamo un attimo qua sopra. Recuperiamo la latta. La latta per il latte. Ah, ovviamente qua ci tocca pulire perché altrimenti le vaccarosche qua. Rischiano di non stare bene. E voilà. E allora carichiamo sempre qua. Oppla. Allora vediamo se riusciamo a mungere. Questa è Torello. Sì, questa è Torello. Ma sì, Torello. Eccola qua. È nato Torello. Il Vaccaruschi. Torello, Torello, Torello. Sofia, eccoci qua. Grazie cara, molto gentile. Oppala. Mi sa che non è stata molto a lei. Va bene, vieni. Todò, prego, principe, passate. Ah, ecco. Lui è il principe. Play. Oh, Titina, finalmente ti ho ritrovato. Con permesso. Permettete. Ok, grazie, molto gentile. È stato già prelevato. Ma io direi quasi quasi di andare a dormire nell'asino qua, che non si vede una ceppa, non si vede, anzi quasi quasi lascia accesi gli alberi così almeno vede dove devo andare. Dai, ecco qua. Oh, scendiamo un po' di luci.
Benjamin. Voilà, allora accendiamo un po' di luce qua. Benjamin, quando almeno andiamo a recuperation. Oh. Ah, mi mancano le etichette, giusto. Mi stavo dimenticando. Tredici etichette. Allora, vediamo un po'. C'era un torello. Eccolo qua. Peppino. In onore di Peppino De Filippo. C'è Totò. C'è anche Peppino. C'è Anna Sofì. Vediamo un po' che altro c'è. Sì. Edoardo. Abbiamo messo già l'ho messa, aspetta, allora chi altro c'era? Fammi pensare qualche altro. Vabbè, questo lo lasciamo sospeso per il momento. Poi vediamo. Come lo potrei chiamare? Allora, fatemi fare un po' di mente locale. Questa è femminuccia? Sì. Mi sfugge il nome. Edward. Ecco qua. Allora io direi di fare un salto al ristorante e vedere un po'. Qua non si vede ancora. Ancora piccolo. Allora andiamo al ristorante e vediamo di cosa hanno bisogno e soprattutto se ci paga. Pitti! Mamma mia! Ti ho visto a volo. Buon pomeriggio a te! Non so perché, ma sto gioco mi lagga bestia. Mi fa sempre questo calo di fotogrammi assurdo. A proposito, devo andare a fare anche i fornimenti qua. Altrimenti rischiamo di rimanere a piedi. Con il 3 route della piaggia. E dopo devo andare in farm, devo andare a prendere la latte, insomma devo fare il triplo della fatica qua. E speriamo di riuscire a guadagnare un po' di extra, visto che oggi ci siamo dedicati alla produzione di cibi gourmet. Qui carissimo mitico Morino, grazie per essere passato in Lives. Ho trovato anche Mattia, lo facciamo anche al mitico Morino naturalmente. Eccoci qua.
Hai già fatto carica? Grazie, grazie. Ragazzi, ma già avete fatto carica caffeina voi? Io l'ho fatta poco prima di andare in Lives. Però qua mi sa che devo fare assolutamente. Devo prendere qualche altra cosa qua. Però il caffè troppo non ne posso prendere, altrimenti poi faccio la veglia stanotte. E quindi mi prenderò un tè. Voilà, ho fatto per Moreno che si ricorda la sera che portava Nick. Ho fatto una manovra alla Nick. Infatti lo dico sempre a Moreno quando faccio questo tipo di manovre. La dico, questa è una manovra in stile Nick. Allora, ragazzi, io direi di fare una cosa Caffè adesso. patacca, il caffè che spacca. Esatto. Ragazzi, adesso facciamo il salto con questa specie di macchina automobilina. Andiamo, saltiamo sul trampolino che ci abbiamo là davanti, là di fronte, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Siete pronti? Via! Speriamo di non fare figuracci. Con il quad sono arrivato molto 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 più lontano, ragazzi. Ah, Morino, non so se tu le hai viste, le ultime novità. Comunque hanno messo la mungitrice automatica qua. Tu attacchi alle mammelle il macchinario e ti faccio vedere, fatto da su. L'unica cosa, devi ricordarti di acquistare molte molte latte, perché le mucche in età adulta producono 14 litri ognuna. Quindi ti servirà veramente tanto 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 di queste cose qua. Allora, queste lavri. Grazie. Qua le trattiamo con amore le nostre amiche mucche. Oh, che ci danno il lattuccio buono. Oh, siamo fortunati perché ci sono anche i torelli qua. Ci sono Totò, Peppino ed Edoardo, ma ve li faccio conoscere. Allora, lui è Peppino, ovvero Peppino De Filippo. Diciamo che ho dato il nome a loro per ricordare i grandi attori napoletani. Poi qua ci abbiamo Sofì, Donna Sofì, che ovviamente è la nostra Lorraine nazionale. Qua ci dovrebbe essere anche Totò da qualche parte. Intanto Totò è quello un po' più riservato. Infatti Lei con lui. quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. È quello più riservato, è proprio Totò. Infatti prima si era fermato qui. Aveva una latta davanti e non si muoveva. Ho dovuto prendere la latta e spostarla. E lui poi dopo. Eccolo qua, mi sa che Totò è entrato. Voglio entrare da Totò. Fate i bravi. Ah, questo è Peppino. Oh, Peppino, si porta bene. Ah, a proposito, Donna Sofì, voi permettete, no? Sono molto. A volte sono molto suscettibile, quindi noi le facciamo. Le trattiamo con il massimo rispetto. Queste si è riempite. E infatti, vedete? Adesso, finché io non metto un'altra latta piena, questo continuerà a fare solo rumore. E continua. Ecco qua. Grazie, cara. E infatti, oh, sono stato fortunato. Oh, Tina, che sempre fa parte sempre della famiglia De Filippo. La mitica Titina De Filippo.
C'è la scarica, vabbè. Diciamo che anche queste temperature qua fanno un po' perdere la carica. E quindi anche altre batterie, tipo le macchinette fotografiche, se vedete che vi dà la fassa scarica, metteteli in tasca che riprendano un'altra volta a funzionare correttamente. Ma io, non trovo, io a Totò non lo trovo. Ma che fine ha fatto Totò? Peppino, Anna Sofì, ma io, Totò, che fine ha fatto? No, non dirmi che è scappato. Casta Peppina. Mamma mia, voglio. Mamma mia. Guaiuni. È scappato Totò. È scappato Totò. Totò. Grazie. Ciao, Ori. Grazie per essere passato in live. Allora, qua mi sa che c'è stato un errore, però. Eh sì, quello è Totò. No, che ho fatto? Oh, hai fatto il cambio veloce. Quello è Totò. No, ho sbagliato. Mamma mia, quello per cose. Io dicevi, com'è possibile? Ma tu guarda un po'. Quello era Totò. Aspettami, qua devo prendere le etichette, però mi sa, eh. Eh sì. Vediamo un po'. Mannaggia, confuso. Quello è Totò, io dicevi com'è bello. Ecco qua. Totò. Eccolo qua. Principe, perdonatemi, dicevi, questa c'ha la. C'è il portamento di un principe. Mamma mia, Carmen. No, ragazzi, si è offeso. Avete visto Totò? Si è offeso. Da che cosa avete dissociato? Totò? Eh sì, Totò. Totò è sempre Totò, aiuto. Ma io dicevi com'è possibile? Ragazzi, devo andare a prendere. Devo andare a prendere. Aspetta. Qui chi è? Lei. Ragazzi, adesso andiamo a prendere a Peppino, ragazzi. Perché ho visto che Totò si sentiva solo, anzi ne prendiamo a Peppino e Edoardo, pigliamo. Il torello? Andiamo a prendere a Peppino. Ed Edoardo, oppla, abbiamo preso anche un bel alberello, un bel frontale, come si dice. Effettivamente si può fare in dentro. Allora, io ancora devo imparare dove sta l'emporio. Ok, mettiamo la visuale esterna qua, altrimenti hashtag mi dissocio. Ah, dopo devo venire anche a vedere. Là, devo venire a vedere un po' quanto pagano a formaggio, perché ragazzuoli miei, oggi ho preparato formaggio gourmet e ovviamente anche salsicce gourmet. Punto esclamativo Discord, Morine, ti esce il link per entrare nel server. Ora se riesco a recuperare. Ah, Morine, ti faccio vedere anche. Beh, tu forse l'hai già visto. Mi pare che Nick l'aveva già portato. Allora, toro da latte ne prendiamo uno così e un altro bianco. Mo recuperiamo il primo. Questo
Qui, che fine fa? Ah, non ho pagato, giusto. Iniziamo così. Ti faccio vedere una combinazione degli ingredienti che ti permetteranno di guadagnare un extra quando lo vai a vendere al ristorante. Ok, abbiamo preso il primo. Abbiamo questo. Ne prendiamo un altro. Eccolo qua. L'etichetta, eccole qua. Oh, ecco qua. Ora, per chi si fosse persa alla prima parte, vi farò vedere che è possibile combinare anche altri ingredienti. Ok. Tu ce l'hai anche tu, giusto? Ho scritto nei comandi il tuo canale Discord, Morino. Così poi mi unisco pure io. Ben volentieri. Allora ora è tutto mio, caro Morino, averti in questo umile canale e in questo piccolo server. Ah, ok, grazie. Ora in a disposition. Ora ti faccio vedere una cosa, poi magari lo puoi suggerire agli altri grandi streamer. Non posso dire. Comunque, a Nick, cosa dici, ragazzi? Ho scoperto una cosa. E gli fai vedere questo qua. Ora ti faccio vedere l'intruglio. Metto un attimo prima. Faccio scendere un attimo a Peppino ed Edoardo qua, se riesco a farlo passare. Vabbè, mo li faccio scendere dalla parte frontale. Vai all'ingresso principale, così evitiamo. Ecco qua. Allora, vedi, qua ho fatto una doppia, un ingresso selettivo. Opla! Che mi permette praticamente di far entrare le mucche, ma l'ho replicato anche nella stalla dove ho messo i maiali, i maialozzi. Ecco qua. Se non ricordo male. Comunque, se utilizzi questo metodo qua, ti permetterà di poter entrare in tutta tranquillità. Uita, scusami, c'è il collo del nome Blin, non sono riuscito a leggerlo. Vieni, vieni. Oh, cappa. Allora, mo devo prendere le etichette qua. Ecco qua. Allora, lui lo mettiamo Edoardo. In onore del grandissimo Edoardo De Filippo. Poi c'era l'altro Peppino, dov'è? Il futuro Peppino. Eccolo qua. Peppino. Oh, via. Allora, ragazzi, adesso vi mostro come è possibile creare, io li definisco cibi gourmet, produzioni gourmet, ma in realtà ora vi farò vedere più precisamente di cosa si tratta. Intanto vi faccio vedere di cosa si tratta e poi
andiamo a vedere pure e vi dimostrerò che al ristorante ci pagheranno un extra. Quindi già vi anticipo che per ogni ingrediente aggiunto vi pagheranno un extra di 10 euro o dollari in base alla moneta impostata. Poi faccio vedere anche una parte esterna qua. Ah, Moreno, tu non sei mai venuto, se non ricordo male, in live qua. Forse ci sei passato. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la struttura. Questa qua è stata costruita completamente da me. La vecchia struttura finiva qua. Poi ho dovuto ampliarla per far sì che potessi intanto mettere i mezzi al coperto. Quindi stessa cosa qua, la parte vecchia arriva fine qua. Tutto questo qua è stato fatto nuovo. Allora, da qua mo vi facciamo il giro dall'esterno. Allora, la latta sta dentro, perfetto. Allora, ha fatto una scala, chiamiamola scala d'emergenza all'esterno delle uscite, dove qua eventualmente si può arrivare con la macchinina, si mette qua sotto e si accede al laboratorio qua. Ah, le ha prese. Ok. Quindi sono 8 forme di formaggio muffablé e queste formaggio classico. Allora, questo è il laboratorio dove si lavora il latte. E sopra qua abbiamo il laboratorio dove si lavora la carne. Allora, ragazzi, adesso iniziamo con la sperimentazione di materiali di produzioni gourmet. Allora, adesso faremo mi sono scordata la latta di latte. Faremo una salsiccia di maiale gourmet, una polpetta di maiale gourmet e poi io già ne ho preparate alcune, le andremo a vendere. Wii, Ale, Asso, Ita, grazie, grazie a tutti. Allora, ragazzi, iniziamo. La prima parte è sempre la stessa. Voi tritate la carne. Dopodiché aggiungete l'uovo nella pentolina e ovviamente anche il latte. Rispetto a quando voi producete il formaggio, vi richiederà soltanto due porzioni di latte, diciamo 2 litri. Ok, quindi adesso stiamo producendo, abbiamo prodotto salsiccia gourmet, io la chiamo alla Zio Dab. Adesso facciamo la polpetta gourmet, stesso procedimento con gli stessi ingredienti, quindi latte e uova. Quindi aggiungiamo il latte, si prende solo 2 porzioni, quindi voi con una latta di latte ci farete un bel po' di cose. E quindi adesso facciamo la polpetta gourmet. Per prendere il prodotto, ecco qua, vediamo se c'è spazio qua, 7 4 11. Allora, qua posso mettere una di queste, 7, 8, 9, 10, 11 e un'ultima giusto giusto qua. Allora, no, non l'ha accesso. Ok, allora, ragazzi, adesso andremo a vendere i prodotti e porterò anche una cassa porterò una borsa frigo con i prodotti standard, quindi la polpetta di maiale classica, la salsiccia classica e poi l'equivalente per quel che riguarda la parte gourmet. Quindi quella lì che vi ho fatto vedere, dove ci ho aggiunto gli ingredienti che non sono segreti, ma semplicemente uovo e latte. Allora, vediamo un po'.
Allora, mo facciamo così, qua facciamo, continuiamo a produrre salsiccia classica, così poi vi faccio vedere la differenza nel prezzo. E creiamo una polpetta giusto per farvi vedere perché prima praticamente ne ho prodotte più di uno, quindi quante ne sono rimaste? 4, ok, facciamo altre salsicce qua, facciamo, questo è tutto classico, quindi diciamo così, quello lì non gourmet. Facciamo un'altra salsiccia e poi il resto. Come dice il grande Nick, cipolla. Ok, e adesso tutto il resto lo facciamo. A base semplice. E farò la stessa cosa con il formaggio gourmet e il formaggio classico, anche lo stesso muffablé. Ecco qua. Allora, questo l'abbiamo fatto. Allora, mo qua prendiamo. Allora, questo lo mettiamo qua fuori. Facciamo. Adesso andiamo a dormire e facciamo arrivare il sole, ormai ci andiamo a coricare. Perfetto. Un po' di esercizio fa sempre bene. Andiamo a recuperare l'auto e andiamo. Ah, ovviamente devo caricare anche il formaggio, quindi dove l'ho messa la macchina? Eccola qua. Allora, adesso carichiamo, quindi cibo gourmet. Ok, Morino, poi se normalmente basta che riprendi a guardare il video della diretta così vedrai la differenza di prezzi. Ma io mo vado subito subito, se aspetti giusto giusto un minuto ti faccio vedere anche la differenza di prezzi, così eventualmente puoi proporlo se porti Ranch tu o gli altri amici grandi, potete portare a un altro contenuto. Allora, queste quindi abbiamo messo misti, classici e gourmet. Allora, prendiamo le forme di formaggio, questo qua ne prendiamo una muffablé standard, una ammuffabole gourmet, ne prendiamo uno classico normale standard e ne prendiamo, ah no, questo è qua muffo gourmet, scusate, e questo in ultimo prendiamo questo qua e lo andiamo a vendere al ristorante. Ora vi farò vedere che ci sarà un incremento dell'offerta da parte del ristoratore. Qui andiamo al ristorante. Vi farò vedere che su ogni pezzo guadagnerete, per ogni ingrediente inserito, ovviamente voi potete inserire massimo due ingredienti, per cui latte e uova se producete carne, oppure il formaggio se aggiungete soltanto il coso lì. Allora, salsiccia di pollo, vabbè. Allora, adesso vi faccio vedere tutta una serie di prezzi. Allora, salsiccia uovo la paga 62. Allora,
Ecco qua, formaggio muffablé standard 165. Formaggio uovo muffablù 175. Qua in effetti vi paga una piccola differenza. Mentre salsiccia, ecco qua, sulla salsiccia ora si vede la differenza. Salsiccia di maiale cruda, quindi quella lì classica 40, mentre invece quella gourmet ve la paga 62 ogni pezzo. Quindi in conclusione, se avete, diciamo così, materia prima in più, quindi se avete delle uova, soprattutto poi man mano che aumentate la produzione, potete fare tranquillamente la produzione di cibo gourmet, quindi produzione di formaggio, pardon, salsiccia o polpette non convenzionale. Quindi vi basterà semplicemente aggiungere gli ingredienti che sono il goccio di latte, ma ovviamente anche l'uovo o le uova. E allora, ragazzuoli, approfitto per ringraziare tutti quanti voi per essere stati in live. L'appuntamento con Ranch Simulator è per la settimana prossima, sempre dalle 15:30 in poi. Mentre l'appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22 è tutti i giorni dalle 10 alle 12. E allora vediamo un po' chi c'è in live, così facciamo il raid. Allora, direi di farlo a Whopperan. E quindi grazie ancora a tutti quanti voi. Ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questo video in diretta qui su Twitch, e ringrazio tutti quanti voi ovviamente che mi avete fatto compagnia. Allora, l'appuntamento è per domani mattina, sempre alla solita ora su Farming Simulator 22. Domani mattina saremo in multiplayer dedicato ai follower del canale prettamente su PC. Mentre poi dopodomani saremo in modalità crossplay. Quindi, per voi che siete in questo momento sintonizzati in diretta, vi chiedo la gentilezza ovviamente di restare in live, così magari diamo una mano, andiamo a salutare Wopparan e magari gli diamo anche lui una piccola mano a poter diventare affiliato a Twitch. E allora, grazie mille a tutti e stato puno aiuto, ciao!